Ogni mattina un milanese si sveglia e sa che dovrà correre. No, com'è che era? La gazzella sa che deve correre perché ci sarà un leone. Che no, in questo caso non parliamo di leoni, ma parliamo di lupi. Parliamo di lupi, ma che si trovano in un teatro, il Teatro dei Lupi. Buongiorno ad Alberto Corba, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi qui. Allora, prima di tutto, Alberto, Teatro dei Lupi, non mordete, spero però. Assolutamente no, anzi, Teatro dei Lupi perché il nostro motto è teatro per chi ha fame di teatro, quindi una fame da lupi. E allora questa fame da lupi possiamo provare a sfamarla in questi giorni. Avete debuttato ieri nell'ambito del Milano Fringe Off Festival, ma va avanti anche nel weekend, giusto Alberto? Esatto, ancora oggi, domani e domenica. Sì. Che spettacolo porti in scena? Tu sei il regista appunto di questo spettacolo, raccontacelo un po'. Allora, io sono il regista, l'autore Alessandro Mauri, la mia aiuta regia è Michelangelo Barbieri Toriani e in scena abbiamo i bravissimi Claudio Gai e Bianca Serfilippi. Lo spettacolo è molto emozionante, ma tratta un tema non dei più semplici. Noi parliamo di libertà di scelta in termini di interruzione volontaria di gravidanza, quella parola che fa tremare un pochino tutti, che è aborto. Ci tengo a parlarne con la locuzione libertà di scelta informata. C'è una legge del 1978 che oggi purtroppo in Italia, per via di circostanze diverse, non è accessibile per tutti. Noi raccontiamo una storia molto, molto tenera perché è una storia di una famiglia, e molto dura perché è una storia di ideali che vanno a essere più importanti delle persone e degli affetti. Lo spettacolo dura un'oretta ed è un'oretta veramente emozionante. Ieri sera abbiamo avuto più di una lacrimuccia in scena e quello che mi fa piacere è che ci sono anche dei momenti divertenti. Non è uno spettacolo che affrontiamo in maniera Drammatica, pesante e ok. soprattutto non ci lanciamo in scene, come dire, strazianti e retoriche, raccontiamo una realtà di fatti e in questo mondo imperfetto, insomma, le sofferenze che Tema. emergono quando le cose diventano, quando i valori e le Eh sì, persone diventano inconciliabili. Alberto, un tema molto, molto complicato, detto anche tu, no? Però, insomma, mi viene da dire, se non il teatro, chi può inerpicarsi in questi temi e magari appunto sviscerarli nella migliore delle maniere? Ah, sfondi una porta aperta. Io credo che il teatro non debba impartire lezioni, ma sollevare delle domande. Poi le risposte a queste domande stanno nella realtà di tutti i giorni che andiamo ad esplorare, ma l'importante è farcele queste domande, riflettere sui temi che oggi sono scottanti. Alessandro ha scritto questo spettacolo nel 2018 e noi ci siamo domandati subito dopo la pandemia. Serve ancora, è ancora qualcosa su cui vale la pena di investire soldi, tempo, energie, fatica, svegliarsi alle 7:15 a fare un'intervista. Certo che oggi è ancora un tema per cui è importante riflettere. Non, quando un tema va a trattare argomenti così personali, formarsi un'idea chiara è quanto mai importante, no? Ricordaci allora dove lo possiamo seguire, diciamo nell'ambito del Milano Off Fringe Festival, ma dove siete in scena e poi parliamo anche del Milano Off Fringe Festival. Ok, allora, sul sito del Milano Off trovate il link per l'acquisto dei biglietti che si possono acquistare anche in loco e il luogo fisico dove lo spettacolo prende vita è il Circolo Studi Caldara in Via De Amicis 17, che è, apro e chiudo una parentesi, un luogo bellissimo della vecchia Milano che io ho scoperto grazie al Fringe ed è veramente meraviglioso. Siamo in scena questa sera alle 21. Ok. Domani alle 18:30 e ancora domenica alle 21. Dopo lo spettacolo di domenica Sì. ci sarà un dibattito. Interviene un'associazione di legali che tutela il diritto all'accesso alla IVG. Interviene tutto il cast, quindi io, la mia aiuta regia, l'attore, l'attrice e l'autore del testo, e Sara Emanuela Bagliani, che è una filosofa, che quindi
fa da ponte tra il legale e il morale, e l'umano. Non è la prima volta che fate il Fringe, però, giusto? Nel tuo No, caso, Alberto? no, no, no. L'anno scorso abbiamo partecipato con uno spettacolo di natura diversa, un testo mio, e siamo stati sia a Milano che a Catania anche l'anno scorso. Com'è vedere una Milano teatralizzata o che diventa, diciamo, sipario, scenario e palco in ogni angolo? Perché insomma sono anche luoghi a volte non deputati appunto al teatro, ma che diventano ottimi contenitori e scenografia anche a volte dei vostri spettacoli. Ah, per quanto mi riguarda, il Fringe è stato amore a prima vista. Io sono da spettatore, insomma, da fruitore del teatro, l'ho amato. Già l'anno scorso si respira un'atmosfera proprio di elettricità, come dire, no? Viene voglia di fare tutto, di vedere tutto, ma è talmente ampio che è impossibile. Quindi ogni anno si fanno delle scelte, si vede tanto teatro, si incontrano colleghi che diversamente non avresti modo di conoscere, si vedono luoghi magnifici come il Circolo Caldara, ci sono incontri, si fa comunità. Parliamoci chiaro, un'occasione per chi fa teatro di fare comunità, di fare rete, di conoscersi e di lavorare insieme sono preziose perché oggi noi siamo, come dire, la resistenza del teatro, siamo insomma, teniamo duro in un contesto che è molto difficile. I mezzi di comunicazione, i mezzi di espressione artistica più noti sono altri, quelli più Chiaro. con più accesso sono altri. E Però noi, grazie al sicuramente Fringe, facciamo rete. Però so già che insomma c'è, se non il pienone quasi ai vari spettacoli del Fringe, perché veramente è molto molto seguito questo festival. Alberto, io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi questa mattina. Ricordaci prima di salutarci appunto gli appuntamenti, scusa il gioco di parole, per venire a vedere il vostro magnifico spettacolo. Secondo Luca, al Circolo Culturale Caldara, Via De Amicis 17, questa sera alle 21, domani sera alle 18:30 e domenica sera alle 21. Dopo lo spettacolo di domenica sera segue un interessantissimo dibattito Che beh, è bellissimo, dopo spettacolo seguirà dibattito, una roba che sembra di altri tempi ma è stupenda davvero, quindi complimenti Alberto anche per questa iniziativa, davvero. Grazie mille di avermi avuto qui, vi aspetto. Grazie e si può dire in bocca al lupo oppure porta sfiga a Viva il dirlo. lupo! Ah ok, perfetto, okay, non si sa mai, perché con voi che fate teatro non si sa mai cosa dirvi, no? Quindi va bene, ok. Grazie mille Alberto, buona giornata. Grazie a voi! E allora continuiamo anche noi qui in diretta, sono le 7:23 minuti. Siamo pronti per andare anche con i prossimi ospiti che arriveranno fra poco qui in studio. Ma prima voglio fare degli auguri perché era il 2021 e a Sanremo, sul palco di Sanremo, sale una coppia magari sconosciuta a molti, ma ben conosciuta dai milanesi. Loro erano i Coma Cose e presentarono una canzone che era Fiamme negli occhi. Beh, ci innamorammo tutti quanti della canzone, ma soprattutto della loro interpretazioni, ma soprattutto dell'amore che passava tra quegli occhi e quelle fiamme che passavano da uno sguardo all'altro. Beh, si promisero, come si dice in questi casi, amore eterno, senza mai però poi riuscire a concretizzare. Beh, ieri finalmente ce l'hanno fatta. Tanti auguri per il matrimonio dei Coma Cose e quindi non possiamo che ascoltare qui insieme e rinnamorarci ancora una volta di questa canzone, tutti quanti insieme con i Coma Cose, Fiamme negli occhi, qui. Good morning, Milano.